settimana sono l'ETF emesso dall'IXOR, costituito dalle più grandi società nel settore alimentare in Europa, e l'ETF è controllato da Deutsche Bank, esposto sulle azioni delle 20 maggiori società con domicilio e quotazione in Svizzera. Registrano una performance negativa l'ETF gestito da iShares, che replica un indice composto da 50 delle maggiori società dei paesi BRIC, e l'ETF emesso da iShares, composto dalle maggiori società cinesi quotate sulla borsa di Hong Kong. Hanno mosso i maggiori volumi di scambi l'ETF controllato dall'IXOR, esposto sulle azioni europee con il più alto tasso di dividendo, e l'ETF gestito da iShares, esposto sulle principali società che sviluppano tecnologie nel campo dell'automazione e della robotica. Ecco gli ETF nel mirino degli analisti. Possibile rialzo per l'ETF di Amundi, che punta sulle principali azioni velo di 15 paesi europei. Forte interesse per l'ETF emesso da Deutsche Bank, che punta sulle società operanti nel settore dei beni di prima necessità. Invito all'acquisto per l'ETF emesso da iShares, che punta sulle società giapponesi a grande, media e bassa capitalizzazione.